Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi andiamo finalmente a vedere un altro progetto fai da te. In particolare andiamo a vedere come costruire una leg extension che funge anche da leg curl. Innanzitutto, come prerequisito, dovete costruire questa base. Ci ho fatto il tutorial un po' di tempo fa, che vi linko in descrizione. Comunque ve lo faccio vedere velocemente. Sono quattro listelli attaccati con delle staffe e delle viti che si incastrano grazie alle staffe di sicurezza del rack. La spesa di questi listelli, se non ricordo male, è stata di circa una ventina di euro. Andate a vedere il tutorial che spiego tutto nel dettaglio. Bene, per far diventare questa cosa una leg extension ci basterà aggiungere due bracci di leva, uno qui e uno qui. Cosa ho pensato quindi per aggiungere questi bracci di leva? Mi sono nuovamente venuti in soccorso le ruote per i carrelli. Questa qua è una ruota per carrelli fissa, quindi non è rotante come quella che ho utilizzato nel progetto del T-Barrow. Ho staccato la ruota e ho pensato di utilizzare la base qui, attaccandolo all'istello per fare la base del nostro braccio di leva. Io sinceramente sono stato un po' stupido e ho preso male le misure della base rispetto all'istello. Infatti, come potete vedere, adesso la base è molto più lunga rispetto all'istello e per ovviare a questo inconveniente ho preso un altro pezzettino di legno che avevo, che mi era rimasto dal progetto del mobiletto per i pesi. L'ho fissato con un paio di staffe in questo modo e ci ho fatto l'aggiunta per poter fare i buchi per attaccare appunto la base. In realtà, dopo aver già comprato le ruote, mi sono reso conto che sarebbe stato molto più semplice ed economico, al posto di utilizzare questa base di acciaio, aver utilizzato due semplici blocchi di legno attaccati magari uno qui e uno qui con delle staffe. E niente, sarebbe stato sicuramente meglio. La base va fissata con dei perni dadi e rondelle al pezzo di legno, all'istello di legno. Dopo dovrò fare anche l'altro lato, quindi magari mi vedrete meglio all'opera. Una volta che abbiamo la base fissata, andremo a utilizzare un altro listello di legno come braccio vero e proprio di questa leg extension. Adesso gli andrò a fare un buco con il trapano e poi lo infilerò. Il listello ha un taglio che gli ho fatto con questa fantastica sega, come potete vedere. Guardate quanto è bella, 3,50 euro l'ho pagata dalla ferramenta. Tra l'altro, stavo a piedi, sono andata alla ferramenta e mi ha dato sta sega, non mi ha neanche dato una busta, quindi mi sono fatto il tragitto a piedi casa ferramenta con sta cosa in mano, sembravo un pazzo maniaco assassino. Però è bellissima, mi sento tipo un... Chi è che c'era? C'era un personaggio di un anime che... o di un cartone animato che utilizzava un'arma del genere, però in questo momento non ricordo chi. Vabbè, a parte queste cose, ho fatto un taglio in maniera molto semplice a questo listello perché di nuovo le misure non corrispondevano e come potete vedere il listello non tagliato non entra all'interno di questa base. Quindi a maggior ragione per evitare altre perdite di tempo o utilizzate al posto di questa due pezzi di legno attaccati con le staffe, oppure fate attenzione a prendere le giuste misure del listello. Questo qua, essendo uno scarto di questa base, già ce l'avevo e l'ho utilizzato. Mi accingerò adesso a fare il buco con il trapano. Nel mio caso ho lasciato 3 cm e mezzo dal bordo in modo da permettere una rotazione libera e naturalmente è fondamentale che il buco sia al centro e più verticale possibile, altrimenti poi la rotazione sarà storta. Adesso inizierò a fare il buco e che Dio ce la mandi buona, perché non sono proprio bravo a tenere verticale il trapano. Madò, non riesco, questa prospettiva mi confonde. Il bello è che voi dal video vedete precisamente se sono verticale o no, però purtroppo... Cavolo! Ok, non lo sono stato al 100%. Però, tra l'altro, si è incastrata la punta. Diciamo che, visto che questa non è la dimensione finale del buco, la posso ancora aggiustare. La dimensione dovrà essere tale da far passare questo cilindro di acciaio in maniera, diciamo, molto stretta. E vediamo un po'. Cristo, non è mica. Vabbè. Sono arrabbiato in questo momento. Che fatica! Ah, tra l'altro, ragazzi, questo cilindretto non è altro che il cilindretto che si trova all'interno della ruota. Quindi, almeno una cosa positiva dell'usare una ruota c'è stata. Adesso vediamo se il perno
funziona. Ok, adesso facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Naturalmente ho utilizzato i bulloni della lunghezza appropriata in base al listello che stavo utilizzando. In questo caso, se non sbaglio, questi sono da 7 cm, quelli più lunghi, e quelli più corti sono da 4-5. E nel giro di un quarto d'ora per me, probabilmente pochi secondi per voi, è fatto anche l'altro braccio. Ora, per evitare gli errori fatti in precedenza, innanzitutto farò il buco da qua sopra, in questo modo magari c'è una prospettiva un po' migliore, e farò prima un piccolo buco guida e poi lo allargherò, e soprattutto agirò da due lati. Ok, per il momento è centrato. Top, abbastanza, sicuramente più centrato rispetto a prima. Perfetto. Il concetto è questo. Naturalmente adesso la sbarra l'ho solo appoggiata, la dovremo fissare con dei buchi all'interno dei dischi e, diciamo, questo sarebbe il funzionamento. Però lo farò domani, perché adesso mi è finita la memoria e devo andare a mangiare. Bene ragazzi, è il giorno seguente, mi sono appena ritirato dal ferramenta a prendere... Che poi dalla ferramenta? Perché dal ferramenta? Vabbè, mi sono ritirato da lì e ho preso la punta del diametro necessario per farci passare la sbarra che unirà i due bracci di leva. Il dilemma che ho avuto per l'ultimo quarto d'ora è stato quello di capire l'altezza giusta a cui fare il buco, perché naturalmente poi non potremmo modificarla come nelle leg extension commerciali, dovrà essere quello e buono. Credo che questa potrebbe essere l'altezza giusta, sinceramente non ne sono molto convinto, però l'unico modo per essere certi è farlo e pregare. Nelle parole del grande Ronnie Coleman, grande in tutti i sensi, and I'm too about to do it. Se l'ho messa alla giusta altezza, di regola la sbarra non mi deve rotolare, diciamo, sulla tibia, deve rimanere più o meno nella stessa posizione. Ok, i primi test sembrano andare quasi decentemente, probabilmente sarebbe stato meglio farlo un po' più in alto. Il buco, però nonostante tutto va bene. Già con questi pesi sento le mie tibie che vengono distrutte dalla sbarra che è troppo fina, quindi adesso ci metterò questa guaina di gomma. Prima stava sulla B-roller che feci tempo fa. Bugia, non l'ho fatto io in realtà quello, vabbè, insomma. Ok, una cosa che devo sistemare sono questi dischi che ballano troppo. Ho provato a mettere quella molletta per tenere fermi i dischi, naturalmente è solo un esperimento estremamente provvisorio. Ok, in realtà devo dire che la molla, cioè la semplice molletta che ho messo qua provvisoriamente, fa egregiamente il suo lavoro, e questa è, boh, l'ho trovata in casa. Ah, altra cosa, ho messo questo pezzo di legno attaccato con una staffa qua, in modo tale da dare stabilità al sedile, che naturalmente, ragazzi, andrà cambiato. Volevo provare il leg curl, che naturalmente andrà fatto con una gamba, quindi vediamo un po'. Ok, un test che ero curioso di fare era quello di vedere con un solo braccio di leva come va. Con un solo braccio si va a mimare di più, guardate, la sensazione di una
comune leg extension. Devo dire che il feel è migliore. Io perché ho deciso di farla con due bracci? Semplicemente perché avrei potuto distribuire il peso totale in maniera più equilibrata, sia sulla struttura in generale, ma anche, diciamo, su due bracci di leva diversi. Bene ragazzi, mentre editavo mi sono reso conto, analizzando meglio il video, di alcuni difetti che ha questo progetto. Allora, innanzitutto scarterei completamente la soluzione a due bracci, ma mi concentrerei solo sul fare una leg extension con un singolo braccio, proprio come avete visto nell'ultima clip. Perché avendo rivisto il video ho notato che il range di movimento è molto limitato. A prescindere da questa costruzione, proprio la fisica del braccio di leva in quel modo, arrivato a una certa angolazione, diventa estremamente difficile da sollevare. E infatti dopo ho analizzato varie leg extension commerciali a due bracci e mi sono reso conto che tutte hanno un contrappeso sulla punta che rende più facile il movimento, diminuisce, diciamo tra virgolette, il carico man mano che si sale, proprio per risolvere questo problema. Visto che fare marchingegni con contrappesi sarebbe impossibile, l'idea a mio parere va completamente scartata. Per quanto riguarda quella a singolo braccio invece è ancora un'ottima idea a mio parere, però quella che ho costruito io ha due problemi. Allora, prima di tutto, come potete notare, la base di alluminio su cui c'è il centro di rotazione è messa troppo in basso rispetto al mio ginocchio. Questo fa sì che nella parte finale del movimento tutta la coscia si sollevi e quindi questo vuol dire che vengono chiamati in causa altri muscoli come i flessori dell'anca e probabilmente non è neanche troppo salutare per le ginocchia a lungo termine. Infatti, sempre analizzando le leg extension commerciali, tutte quante hanno un'inclinazione abbastanza marcata del sedile. Questo fa sì che ci si metta in una posizione in cui il ginocchio è più in alto rispetto all'anca e allo stesso tempo va a far sì che il centro di rotazione si trovi il più in alto possibile. Per ovviare a questo si può creare una piccola inclinazione andando a infilare due cugni dove si infila la struttura del rack e soprattutto mettere il centro di rotazione più in alto possibile, quindi magari possibilmente anche aggiungendo un pezzo di legno invece che sotto come ho fatto io sopra, per alzarlo un po' di più rispetto al ginocchio. Come dico dopo nel video scritto nel titolo, questo qua è solo un prototipo. Il progetto finale è quello di fare il braccio di leva almeno in metallo. Prima però volevo costruire in legno per vedere appunto cosa mi conveniva e non conveniva fare. Adesso lo so e lo sapete anche voi. Comunque nel video volevo includere tutto il processo che ho fatto di trial and error, degli errori che ho commesso, sia perché secondo me mostra veramente com'è la storia completa di un progetto DIY con i suoi fallimenti e i suoi successi, e anche perché ragazzi su sto video ci sto lavorando da più di un mese su sto progetto, quindi voglio far uscire il video al più presto possibile sinceramente. Niente. Quindi per il resto spero che apprezziate lo stesso il mio sforzo e ritorniamo al video. Sono particolarmente contento di questa molletta che risolve tutti i problemi. Siccome non sono soddisfatto al 100% del risultato del progetto, scriverò nel titolo che questo è un prototipo da migliorare in modo tale da evitare fraintendimenti e nei commenti potete scrivere le vostre idee per migliorarlo. Un altro motivo per cui voglio pubblicare lo stesso il video del prototipo, anche se poi il progetto dovesse risultare fallimentare, è che voglio un attimo parlare del fatto che non tutti i progetti, non tutti i macchinari possono essere riprodotti col fai da te in maniera economica e soprattutto efficiente, utile. Spesso, ad esempio, leggo di commenti di gente che mi dice che dovrei costruire, fare un tutorial su un rack oppure su una panca di legno. A mio parere, alcune cose non né conviene da un punto di vista economico e neanche da un punto di vista di sicurezza. Un rack, a mio parere, deve essere fatto per forza di ferro, così come una panca. Non si può rischiare che una struttura ceda mentre si è sopra stesi o mentre si sta appoggiando un peso pesante. Quindi la sicurezza prima di tutto. E inoltre, per fare un rack, ad esempio, bisogna prendere prima di tutto legno di alta qualità in grandi quantità e il costo è elevato. In più, se non si ha una buona manualità, non verrà mai un rack che stia bene in equilibrio, occuperà sicuramente più spazio. Quindi alla fine in realtà la spesa per fare un rack è comunque consistente in termini di materiali, di attrezzi necessari e di tempo. Il risultato finale non è, a mio parere, minimamente paragonabile a quello di un rack di metallo. La stessa cosa vale per la panca. Quindi bisogna in un certo senso scegliere le proprie battaglie su cosa costruirsi e cosa comprare. Su una cosa come una leg extension ero e sono ancora in realtà in dubbio se convenga fare tutto questo a crocchio. In realtà la spesa in questo caso è bassa, è sotto i 45 euro, quindi ci sta, l'investimento non è alto.
e soprattutto è una cosa che può essere integrata all'interno del rack. Però conviene effettivamente farlo di legno o farlo di metallo? E una volta che ci si rivolge a un fabbro, la spesa sarà ancora contenuta o a quel punto converrà comprarsi direttamente una leg extension? Quindi questo è anche un video che... Ui, madonna, quasi morto. Quindi questo è un video... Cioè, madonna, sarei andato di cuzzetto qui sopra. Brr. Stavo dicendo, servirà da lezione a me stesso prima di tutti questo video per capire quali battaglie intraprendere e quali no quando si tratta di fai da te. Finora ci ho sempre azzeccato con il mobiletto, con il T-bar row, ma dove sta il casino in questo momento in questa stanza, e vediamo se ci ho azzeccato anche con la leg extension oppure no. Spero abbiate apprezzato lo stesso il video. Se volete provare a cimentarvi in questo progetto, magari con qualche miglioria se ce l'avete, fatelo senza problemi e poi fatemi sapere com'è andata. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!